Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo interattivo. Oggi andiamo a fare una domanda specifica e andiamo a vedere perché non ti sta cercando. Quindi questo video è valido dal momento in cui lo guardate. Allora, si tratta sia di energia maschile che femminile, quindi prendete voi nella situazione che siete e andiamo a capire il perché non ti sta cercando questa persona. Andiamo a indagare il perché non ti sta cercando. Vedo innanzitutto che è una persona che in questo momento sta cercando, diciamo, se stessa, è come se fosse intesa nello studio, qualcosa di più profondo. Sento una certa rigidità che arriva da questa persona. Vedo che si sta dedicando proprio anche al lavoro, si sta impegnando allo studio. Questo potrebbe avere a che fare con qualcosa appunto che riguarda lo spirituale o comunque non ti sta cercando perché è molto impegnato a fare altro in questo momento, c'è molta centratura su se stessi, vedo che sta cercando di guardare altri orizzonti, altre cose, sta cercando di evadere, ha proprio altri pensieri per la testa. Sì, tra l'altro vedo che c'è anche, vedo molta spiritualità, come se in questo momento sta facendo quello che è giusto fare per il suo parere e anche, non solo per il suo parere, ma anche in base a quello che sembra giusto anche per le altre persone. Vedo che c'è proprio uno stato di apatia, ma nel senso che i sentimenti ci sono, ma non vengono colti. Poi andiamo a chiarire. Vedo che c'è anche molta freddezza da parte di questa persona. Nonostante i sentimenti ci sono, vedo che c'è proprio un distacco e una sorta di superiorità. Come fondo mazzo c'è la carta degli amanti, quindi vedo che in questo momento è come se stesse facendo una scelta, la scelta giusta. In questo momento i segni maggiormente coinvolti. Vedo il segno del cancro, il segno della vergine, dell'ariete, del toro e dei gemelli. Ma anche se non avete a che fare né voi né l'altra persona con questo segno, significa che sono energie presenti. Allora andiamo a vedere ancora il perché non ti cerca questa persona. Perché non ti cerca? Sta cercando di trovare una stabilità e questo l'abbiamo visto anche prima, ci sono degli ostacoli in questo momento e emerge anche una sorta di rigidità che ha nei nostri confronti, potrebbe esserci una distanza, quindi può essere che magari sia anche perché c'è questa distanza tra di voi e come se si è arrivati a un bivio e forse questa distanza è dovuta arrivare anche perché qua sposto un attimo queste carte, le utilizziamo poi dopo, anche perché qua vedo che si è dovuto fare una scelta forse su quale sentiero prendere, magari anche sull'allontanamento. Vedo che ci sono stati molti litigi e quindi anche per quello c'è stato questo allontanamento, non deve per forza essere fisico, ma lo vedo anche, vedo che c'è stata poi dopo questo allontanamento come una cessazione dei vostri rapporti, vedo che c'è stata una sorta di falsità, come se qualcuno si è sentito tradito.
Quindi anche per questo c'è qualcosa che è stato nascosto, che forse è arrivato alla luce. Andiamo a vedere ancora quali sono i sentimenti che ha questa persona per voi. C'è la carta di progressi, difese. Allora, vedo che si sta mettendo in difensiva e ha fatto una rivalutazione capendo che la situazione tra di voi non andava più bene e questa cosa gli ha causato molta insicurezza e sta cercando di riprendersi appunto da questa situazione e facendo proprio questo cambiamento. Può essere appunto anche questo spostamento per qualcosa che è venuto a sapere, ha preso coraggio in questi dubbi. Cioè, tra l'altro, ho detto coraggio, è uscita la carta della forza, quindi è molto più forte il fatto che lui sta mettendo anche tutta la sua forza per star lontano. Quindi, non è una scelta, quasi una scelta forzata che ha dovuto compiere questo allontanamento, questa scelta, questa cosa. Per litigi, e quindi probabilmente si sta impegnando su altro in questo momento. Andiamo a vedere cosa ci dicono gli angeli. Innanzitutto gli dicono di chiedere aiuto agli altri, quindi se c'è qualcuno che vi sta vicino può darvi dei consigli. Ci sarà la risoluzione tra di voi, quindi cercate anche di farlo in maniera pacifica, perché ho visto che ci sono stati degli scontri. Ci sarà un perdono, forse questa persona vuole essere perdonata, vuole riappacificare con voi e sta chiedendo aiuto agli altri. Quindi ci sarà qualcosa che capiterà nel prossimo futuro e può essere proprio una comunicazione. Probabilmente sta pianificando anche con altre persone un modo per essere perdonato o per perdonare e per comunicare in maniera chiara. Poi vediamo ancora qualche altro consiglio. Cosa hanno le mie carte per voi riguardo a questa situazione? Parla di scoperta, novità. Quindi ci sarà qualcosa di nuovo. Qua tra l'altro abbiamo la carta della crescita trasformazione che mi riporta molto a questo. Quindi questo percorso che state facendo, seppur difficile, vi sta dando una grandissima crescita personale, vi sta facendo cambiare. Vedo che tra l'altro vi consigliano di stare tranquilli, di avere pazienza, di non avere fretta, perché questa separazione che c'è questa lontananza fisica oppure semplicemente distanza, magari un blocco, magari anche sui social può essere, porterà qualcosa a galla. Qua tra l'altro parla di amore incondizionato e gratitudine, quindi bisogna essere grati. E qua parla di correggere senza giudicare. Quindi probabilmente quando avverrà questa comunicazione tra di voi, cercate di dirvi le cose senza incolparvi, senza dire parole a sproposito. Comunicare in modo chiaro, sì, ma non bisogna giudicare, diciamo, i modi o le cose fatte o le cose dette. Ok, questo è tutto per quanto riguarda questo interattivo, ci vediamo in un prossimo.